oggi andiamo a vedere nel dettaglio con gli esercizi qui tutte quelle funzioni di cui abbiamo rifatto un po' i grafici, le funzioni elementari di cui abbiamo studiato i grafici per via elementare, sono in realtà funzioni continue. Allora, per quanto riguarda i polinomi già l'abbiamo visto che sono funzioni continue. Prendiamo per esempio la funzione f di x uguale radice quadrata di x. Questa chi era? Se vi ricordate, questa è la funzione inversa della funzione x quadro, ma solo su 0 più infinito. La funzione x quadro era una funzione continua in monotona crescente su 0 più infinito. La funzione inversa, questo è un risultato che proveremo a lezione, forse già giovedì, anche lei è continua. Ok? Se vi ricordate, una funzione monotona può avere solo due tipi di discontinuità, cioè può avere solo un tipo di discontinuità, la discontinuità statica. La funzione x quadro non ce l'aveva, questo significa che neanche la funzione inversa ce l'aveva. Questo sarà sostanzialmente l'idea di quello che dimostreremo. Quindi, quando faremo la funzione inversa di una funzione monotona e continua, anche l'inversa sarà monotona e continua. Monotona è lo stesso tipo, la funzione inversa e la funzione crescente sarà sempre crescente. Questo è facile da dimostrare. Monotona, per esempio, prendiamo la funzione monotona strettamente crescente. Cosa significava? Vi ricordate che se x1 è minore di x2, f di x1 è minore di f di x2. Ma se questo lo chiamo y1 e questo lo chiamo y2, vedete che se y1 è minore di y2, questi chi sono? F a meno 1 di y1, f meno 1 di y2 e sono nella stessa relazione. Ok? Qua valeva se solo se. Diciamo la funzione inversa di una funzione monotona strettamente crescente è strettamente crescente. La funzione inversa di una funzione monotona strettamente decrescente è strettamente decrescente. Se la funzione non è strettamente monotona non è invertibile, no? Vuol dire che c'è qualche pezzo di A. Questo ci ritorneremo poi a teoria, però quindi questa qua, essendo l'inversa di una funzione monotona strettamente crescente, è una funzione monotona strettamente crescente. E la funzione x quadro era continua, anche l'inversa è una funzione. Altro esempio, prendiamo la funzione e alla x, questo era un grafico approssimativo di e alla x, e alla x funzione esponenziale, la base può anche essere diversa, per esempio se scrivo 2 alla x il grafico non è che cambia moltissimo dal punto di vista visivo. Oh, noi sappiamo che questa è una, per semplificare prendiamo un'altra base, prendiamo 2 alla x. Allora, questa qui, come si de... Allora, il problema vero è che questa funzione non l'abbiamo mai definita. Allora, come si fa? 2 alla n è facile da fare. 2 alla n è 2 per 2 per 2, n volte.
qua se n è un numero naturale. 2 alla meno n non è altro che 1 su 2 alla n, sempre per n numero naturale. Adesso se devo fare 2 alla p su q, questa non è altro che la radice quesima di 2 alla p. Quindi in questo modo la nostra funzione risulta definita per tutti i razionali. Quindi 2 alla p su q è definito. Per ogni p numero razionale, p e q sono interi, p è un intero, q è un numero naturale. Quando andiamo a definirla su tutti i razionali, la funzione che a p su q associa 2 alla p su q è monotona, strettamente invece. Questo si ricava facilmente, se volete lo fate per esercizio, ma si ricava facilmente dal fatto che dalle proprietà, vabbè, sugli interi è, siccome la base è maggiore di 1 è chiaro che è strettamente crescente, no? Poi una volta che l'abbiamo sugli interi, da questa definizione segue facilmente che è monotona strettamente crescente anche sui numeri razionali. Allora, essendo monotona strettamente crescente sui numeri razionali, noi non è che possiamo dire che è continua perché vediamo che il grafico è continuo, però noi abbiamo tutti i valori sui numeri razionali e cosa possiamo, come l'andiamo a definire per un numero che non è razionale? La vera definizione della funzione esponenziale, se io voglio fare 2 alla x, come si fa? Per approssimazione, cioè devo fare il limite per p su q che tende a x di 2 alla p su q, dove p su q è un numero razionale. Ok? Allora, uno dice, ma ci sarà questo limite? Il problema è soltanto se c'è questo limite. Però qua ci aiuta il fatto che la funzione sia monotona, cioè sicuramente esiste il limite da sinistra e sicuramente esiste il limite da destra. Ok? Quello che noi vorremmo, e questo qua, questo limite, se lo chiamiamo L1, sarà più piccolo di questo che chiamiamo L2. Stiamo ragionando in un punto x, tanto una volta che abbiamo dimostrato la continuità nel punto x, x è arbitrario e sarà vero per ogni x. Chiaro? Quello che io voglio sapere, per quale motivo, chi è questo limite? Questo limite è l'estremo superiore dei valori della funzione esponenziale 2 alla p su q alla sinistra di x. Invece, dall'altra parte ho fatto l'estremo inferiore. Allora, quello che mi interessa è che questi due numeri siano uguali. Però, guardate bene, esisteranno P1 su Q1 minore di X minore di P2 su Q2, tali che P2 su Q2 meno P1 su Q1 è minore di 1 su n per ogni n appartenente a n esiste. Ok? Questo che vuol dire? Adesso qua cancello perché non mi serve più, ottengo un po' di spazio.
questo vuol dire che 2 alla P2 su Q2 è uguale a 2 alla P1 su Q1 per 2 alla P2 su Q2 meno P1 su Q1. Allora guardate che questo è minore o uguale di L1, perché i numeri che stanno a sinistra sono più piccoli di L1. Questo, l'esponente è minore di 1 su n, quindi è minore di 2 elevato alla 1 su n. Sui numeri razionali la funzione esponenziale è monotone. D'altro canto questo qua è maggiore di L2. Cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che L2 è più piccolo di L1 per 2 alla 1 su n. Ma quando n tende a infinito, questo non è altro che la radice ennesima di 2, questo tende a 1. Se vi ricordate abbiamo dimostrato anche che la radice ennesima di n tende a 1, quindi la radice ennesima di 2 maggiore o uguale tende a 1. Quindi che significa? Che se questo è vero per ogni n, bisogna avere che L2 è minore o uguale di L1. Siccome noi già sapevamo che L1 era più piccolo di L2, per forza la funzione deve essere continua. Allora, se è continua, questo ragionamento vale in x, no? Insomma, questa funzione cosa poteva avere? Poteva avere solo in certi punti x la discontinuità a salto, essendo monotone. Ma siccome questa discontinuità a salto non c'è, abbiamo ragionato in un punto generico x, questo vale per ogni x. Quindi questa funzione qui è monotona. E se cambiamo base è la stessa cosa. Sarà monotona crescente se la base è maggiore di 1, sarà monotona decrescente se la base è minore di 1. Ok? Quindi questa qua possiamo adesso dire che è continua. Oh, guardate che non c'è una strada alternativa, cioè se uno vuole definire veramente come è fatta la funzione esponenziale deve fare così, perché tu la funzione esponenziale la conosci, la puoi operativamente calcolare quando gli esponenti sono razionali. Quando gli esponenti sono irrazionali la devi fare, devi definirla per la prossima volta. Questa è la vera definizione di funzione esponenziale. Però, insomma, non è che io pretenda che tutti gli studenti sappiano ripetere questo ragionamento. Però, di fatto, possiamo dimostrare che questa funzione è continua. Adesso, no, nel momento in cui sappiamo che questa è continua, e che abbiamo preannunciato, che abbiamo detto che poi dimostreremo che l'inversa di una funzione continua, monotona e continua, ancora monotona e continua, vi sapete dire qual è una funzione che è sicuramente continua? La funzione, qual è l'inversa della funzione esponenziale? La funzione del logaritmo. Quindi logaritmo naturale o logaritmo naturale è l'inversa della funzione con la base di l'inversa di alla x, o il logaritmo in base 2 di x. Anche perché logaritmo in base 2 di x, che rapporto c'è con la funzione logaritmo naturale? Questo non è altro che il logaritmo naturale di x fratto il logaritmo naturale di x. Non è che cambia, cioè quando io cambio base non è altro che la stessa funzione logaritmo per una costante, che questo logaritmo in base 2 di e per il logaritmo in base di x, se vi ricordate, viene dalla formula a alla b alla c uguale a elevato alla bc. Quindi
2 elevato al logaritmo in base 2 di E, elevato al logaritmo naturale di x, viene e elevato al logaritmo naturale di x e viene x. Ma il logaritmo in base 2 di e non è altro che il reciproco del logaritmo di 2, e quindi qua viene logaritmo x su logaritmo. Queste cose, però, questa algebra qui è algebra da scuole superiori, la possiamo ripetere una volta, due volte, tre volte, 10 volte, ma non la possiamo ripetere 100 volte, quindi non ripeto, sono cose che con un po' di pratica riuscite a fare anche velocemente, ma la cosa importante è che non si possono sbagliare, perché ci posso mettere quei 10 secondi in più, ma se mi ricordo le proprietà delle potenze, quali sono le proprietà della potenza? A alla B per A alla C fa A alla B più C. A alla B elevato ancora alla C fa A alla B per C. Queste sono le proprietà della potenza. Se mi ricordo questo, non posso sbagliare queste cose. Mi ci metto in 2 secondi, 2 minuti, se non ci metto in 2 secondi, ma lo faccio. Chiaro? Devo soltanto imparare a ragionare. Quindi, questa è continua, questa è continua. Questa è l'inversa di quella, è continua, e questa qua non è altro che questa cosa. Quindi la funzione esponenziale in qualunque base, la funzione logaritmo, ovviamente in qualunque base diversa da 1, sono tutte funzioni continue. Ok? E qua c'era qualche problema in più, perché il problema era dovuto al fatto che la funzione in partenza, la funzione esponenziale, non era mai stata definita in realtà correttamente. Per quanto riguarda invece a questo punto le funzioni trigonometriche, le funzioni iperboliche e le loro inverse, se vi ricordate, sono tutte funzioni continue. Per quale motivo? Le funzioni trigonometriche, seno e coseno, l'avevamo dimostrato. La tangente era seno su coseno e quindi era continua nel suo dominio. Le funzioni inverse venivano invertite dove erano monotone, quindi erano monotone e sono continue. Le funzioni iperboliche si fanno con semisommo, semidifferenza di esponenziali. Le funzioni vengono invertite dove sono monotone e le inverse sono continue. Quindi abbiamo a che fare tutte le funzioni di cui abbiamo rivisto i grafici, sono tutte funzioni continue. Adesso ci andiamo a fare un po' di limiti di funzione, alcuni limiti di funzione che ci interessano particolarmente. Allora, limiti di funzione notevoli. Ci ho arrivato a fare alcuni limiti che mi servono. Allora, primo. Se vado a fare il limite per x che tende a 0 del seno di x, quanto fa? Questo non è 1, è solo per scaldare i motori, è 0, limite, ecco, che poi è 0 proprio anche lì. Volevo dire che l'esercizio è l'esercizio 0. Perché è 0 il limite? Perché la funzione continua. Il limite di seno di x per x che tende a 0 è seno di 0, ma seno di 0 fa 0. Allora andiamo a fare uno primo, quello che mi interessa veramente. Il limite
per x che tende a 0 del seno di x su x. Ok? Allora, qua, innanzitutto è una forma indeterminata, di che tipo 0 su 0. Allora, qua si ricorre a una maggiorazione di tipo grafico. Allora, questa è la circonferenza unitaria. Questo è x. Allora, questa lunghezza qui è seno di x. Questa lunghezza qui è x. Questa lunghezza qui è tangente di x. E vi ricordo è seno di x su coseno di x. Allora, l'osservazione è che il seno di x è sempre minore di x. Stiamo parlando di x positivi, poi se x è negativo si cambierà la disuguaglianza. Ok? E questo ci sta perché questa lunghezza qui di quest'arco è più grande della lunghezza della corda, ma la lunghezza della corda è l'ipotenusa di questo triangolino qua, che è più lunga del cateto. Quindi questa è ovvia. Poi c'è quest'altra disuguaglianza qui, che x è più corto di tangente di x. Cioè, che questa lunghezza qui è più corta di questa, di questo lato qua. Beh, questo qua non è così evidente, però è vero. In alcuni casi particolari, per alcuni valori di x particolari, corrisponde al fatto che il perimetro di un poligono circoscritto alla circonferenza è più grande della lunghezza della circonferenza. Il che è vero, ma anche quello non è così evidente. Uno dice, ma è evidente che, per esempio, se prendo il quadrato circoscritto alla circonferenza, che il quadrato A è lungo più della circonferenza. È evidente, mica là. Prendete una specie di francobollo. Metteteci il quadrato, andate a fare la lunghezza del quadrato che è circoscritto al francobollo e fate il perimetro del francobollo. Mica è vero che il perimetro del quadrato è vero e sì. Può in qualche modo dimostrare geometricamente perché questa figura si dice che è commessa. Cioè, se io unisco due punti della figura, non esco dalla figura stessa. Qua, se unisco due punti del francobollo, esco, posso uscire, se unisco questi no, ma se unisco questi posso uscire dal francobollo. Però se la figura è commessa, insomma, questa è evidente, questa un po' meno, ma ci crediamo. Cioè, sembra vera, ci crediamo. Per dimostrarla bisognerebbe fare un po' di tempo. Ok? Quindi che significa? Significa che se adesso io voglio fare seno x su x, questo da un lato è minore di 1, perché da questa disuguaglianza viene seno x su x minore di 1. Quanto di 1? Dall'altro è maggiore di coseno di x. Ok? Oh, e qua stiamo ragionando sempre per x maggiore di 0. Però a questo punto x maggiore di 0 ce lo posso togliere, posso mettere anche x diverso da 0. Perché? Queste due sono due funzioni pari, quindi se scambio x con meno x, questo valore non cambia e questo valore non cambia. Se vi ricordate, seno è una funzione dispari, x è una funzione dispari e coseno è una funzione dispari.
quindi ottengo questa disuguaglianza. Nel momento che ho ottenuto questa disuguaglianza, quanto fa questo limite? Se no stiamo faticando per senza limite, no? È evidente che a questo punto fa 1. Perché? Per il teorema dei due carabinieri, questo va a 1, questo è coseno, ma il coseno è continuo, per x che tende a 0 tende a 1, e quindi seno di x su x che sta in mezzo tende a 1. È chiaro? Ok, quindi questo limite qua è il primo limite notevole che abbiamo fatto. Andiamo a fare quest'altro limite qua, limite per x che tende a 0 di 1 meno coseno fratto x. Io dico che questo limite fa 0. Perché? Questo è un limite notevole. Questo lo posso scrivere come il limite per x che tende a 0 di coseno di 0. Anzi, cambiamo segno, tanto sempre 0 fa. Coseno di x meno coseno di 0 fratto x. Coseno di 0 fa 1, ma questo posso anche scriverlo come il limite per x che tende a 0. Vi ricordate le formule di Prostapesi? Le abbiamo ripassate l'altra volta. Chi è coseno di x meno coseno di 0? È meno 2 seno di x più 0 mezzi per seno di x meno 0 mezzi fratto x. Quindi posso scrivere limite per x che tende a 0 di meno seno di x mezzi fratto x mezzi per seno di x mezzi. Ora, questo qua, il meno si può portare fuori, è una costante, si può, a moltiplicare si porta fuori. Adesso, questo limite qua, se trascurate questo pezzo qua, chi è? Se x mezzi lo chiamate t, poi vedremo che si può fare, non abbiamo fatto ancora il limite di funzione composta, ma si può fare. Se x tende a 0, x mezzi dove tende? A 0 pure? Questo diventa seno di t su t, ma seno di t su t abbiamo visto che tendeva a 0, a 1. Però quest'altro diventa seno di t, per t che tende a 0 tende a 0, quindi questo tende a 1, questo vale meno 1, questo tende a 0, 1 per 0 per meno 1, quanto fa? Quindi questo limite fa 0. Adesso proviamo a fare il limite per x che tende a 0 di coseno di x meno 1 fratto x quadro. Beh, se rifaccio lo stesso ragionamento, questo qui è uguale a meno il limite per x che tende a 0 di sen quadro di x mezzi a 2 sen quadro di x mezzi fratto x quadro. Quanto fa?
a lui. Cosa faccio qua? Moltiplico e divido per 4. Quindi questo è uguale a meno 2 quarti, lo porto fuori, fa un mezzo. Per il limite per t che tende a 0, dove ho posto t uguale x mezzi, se x tende a 0, x mezzi tende pure a 0, di sen quadro di t fratto t quadro. Ok? Ma seno di t su t tendeva a 1. Questo chi è? Seno di t su t che tende a 1 per seno di t su t un'altra volta che tende ancora a 1. Quindi 1 per 1 fa 1, c'è meno un mezzo davanti, fa meno un mezzo. Quindi questo limite qua ce lo andiamo a incorniciare. Limite per x che tende a 0 di coseno di x meno 1 fratto x quadro è uguale a meno un mezzo. Se lo consideravo col segno cambiato era uguale a più un mezzo, ecco. Va bene? E questi sono i primi due limiti notevoli che abbiamo calcolato. Questi qua sono da conoscere assolutamente. In realtà, quando faremo le formule di McLaurin, da quelle formule si conoscono benissimo. Ok? Oh, prima di andare avanti e farne altri di limiti, voglio un attimo riscrivere questi limiti in un altro modo. Per capire quest'altro modo, che scriveremo usando la notazione di Landau, dobbiamo cominciare a capire che tra, allora, una cosa che tende a zero quando faccio il limite si chiama infinitesimo. Allora, questi, diciamo, un infinitesimo per x che tende a zero è x, oppure seno di x, oppure 1 meno coseno di x, sono tutti infinitesimi, perché per x che tende a 0 tende a 0. Però ci può stare, ecco, un'altra funzione magari che è infinitesima però per x che tende a 3. Qua stiamo parlando di infinitesimi in 0. Allora, qual è l'infinitesimo più semplice che io ho in 0? La funzione più semplice che tende a 0 quando x tende a 0, secondo voi? Una funzione che possiamo assumere per riferimento. Qual è la funzione più semplice che tende a 0 quando x tende a 0? X. Quindi questo qua si chiama, per x che tende a 0, x è l'infinitesimo fondamentale. Lo chiameremo anche infinitesimo di ordine 1. Poi vedremo perché. Infinitesimo che funge da paragone. Allora, secondo voi x quadro per x che tende a 0 è più infinitesimo di x o meno infinitesimo di x? Allora, quando x tende a 0, questo è più infinitesimo di questo o meno infinitesimo? Intuitivamente. Ma perché meno? Più infinitesimo, infinitesimo vorrebbe significare piccolo, che tende a 0 più velocemente. Chi è più piccolo? Questo o questo?
Se questo è 10 alla meno 6, questo fa 10 alla meno 12. Quindi è più infinitesimo. Come si fa a capire che è più infinitesimo? Perché x quadro fratto x per x che tende a 0 farà 0, tenderà a 0. Una x semplifica e quello che rimane tende a 0. Quindi questo è più infinitesimo. Possiamo anche misurare in un certo modo quando infinitesimo è. Certo, perché questo è il quadrato di questo, quindi per ottenere questo bisogna elevare questo alla seconda. Si dirà che questo è di ordine 1 e che questo è di ordine 2. Chiaro? Allora, qua che cosa ci sta scritto? Seno di x, secondo voi, è più infinitesimo di x, meno infinitesimo di x, o è un infinitesimo dello stesso ordine di x? Sempre intuitivamente. Seno di x. Per x è tendente a 0 è infinitesimo. Ora, questo limite che vale 1, secondo voi, cosa vi dice? Che seno di x è un infinitesimo di ordine superiore, di ordine inferiore o dello stesso ordine? Dello stesso ordine. Perché se fosse, le definizioni saranno che se è di ordine superiore, questo limite deve fare 0. Se è di ordine inferiore, questo limite deve fare più o meno, diciamo, infinito, se ci mettiamo con l'assoluto. E se è dello stesso ordine, invece, fa un numero finito diverso da 0. Allora, in particolare seno di x sarà quindi un infinitesimo di ordine di che ordine? X che ordine ci avete? 1. Allora anche questo sarà di ordine 1. Adesso le daremo come definizioni, stiamo un po' anticipando in maniera intuitiva perché uno deve pure visualizzare un po' le cose. Questa funzione qua, coseno di x meno 1 o 1 meno coseno di x, se cambiamo segno, non è infinitesima per x che tende a 0. Di che ordine è? Per x che tende a 0, come infinitesima? Di ordine? Due. La costante qui non mi interessa, la costante può fare 7, 50, meno 23, meno 49. Quello che è importante è la potenza qua di x. Questo si comporta come una potenza, come il quadrato di x per una costante. Quindi questo qua, seno è un infinitesimo di ordine 1, coseno di x meno 1 è un infinitesimo di ordine 2. Allora, definizione, f di x si dice infinitesimo di ordine k, diciamo di ordine m, numero, per adesso cominciamo con infinitesimi interi, poi vedremo che questa cosa si può fare anche con, se solo se per definizione il limite per x che tende a 0, qua sempre per x che tende a 0, di fx fratto x alla m è uguale a l numero reale diverso da 0. Eh? Un infinitesimo di ordine 3 quando lo divido per x cubo deve tendere a un numero diverso da 0. Perché se mi va infinito è di ordine inferiore a 3.
se mi va a 0 è di ordine superiore a 3. Questo è di ordine m, possiamo anche dire superiore a m, e qua dovremmo mettere che il limite, se solo se per definizione, il limite per x che tende a 0 di f di x su x alla m fa 0, quindi ordine m diviso x alla m tende a un numero diverso da 0. Allora, supponiamo che una funzione per x che tende a 0 esempio questo è un infinitesimo di ordine 5, no 4, 5, 4 non ci azzecca niente. Supponiamo di avere questo. Di che ordine è f di x? Sappiamo solo che è superiore a 3, non lo sappiamo se è 4, 5, 7, potrebbe anche essere, poi vedremo, 3,1, o anche non si può misurare esattamente quant'è, però sappiamo che è di ordine superiore a 3, è chiaro? Di ordine m questo limite è diverso da 0, di ordine superiore a m questo limite è uguale a 0, questo è di ordine superiore a 3, quello di prima era di 5, è chiaro fino a qui? Quindi il seno è un infinitesimo di ordine, che mi dice questo? Un infinitesimo di ordine 1 e il coseno è un infinitesimo di ordine, coseno meno 1 è un infinitesimo di ordine 2. Ok, ora un infinitesimo per x che tende a 0 non meglio specificato di ordine superiore a m si denota con un simbolo che si legge o piccolo di x alla m. Quindi io so, se scrivo o piccolo di x alla m, cosa so? Che il limite per x che tende a 0 di o piccolo di x alla m fratto x alla m fa? Quanto è fa? Questo è di ordine superiore a m, questo è di ordine m, deve fare 0. Ci siamo fino a qui? Ok, okay. Allora se abbiamo ancora 5 minuti, abbiamo 10. Allora, andiamo a vedere allora, la premessa è che x lo sto considerando che si avvicina a 0. Andiamo a riscrivere la funzione seno di x, la posso scrivere come x più seno di x meno x. Ho aggiunto e sottratto x. Ora
questo seno di x meno x, se vado a fare il limite per x che tende a 0 di seno di x meno x fratto x, questo limite quanto fa? Questo diviso questo tende a 1, abbiamo visto prima. Questo diviso questo fa 1, 1 meno 1 fa 0. Quindi posso anche scrivere che seno di x meno x è uguale a o piccolo di x, perché è un infinitesimo di ordine superiore. Quindi questa mia uguaglianza la posso anche riscrivere così: seno di x è uguale a x più o piccolo di x. Questo è un fatto generale, vale per qualunque funzione, cioè nel momento in cui sapete che una funzione è di un certo ordine come infinitesimo, per esempio, vabbè, lo vedremo dopo quello. Allora, seno di x fratto x tende a 1, che vuol dire? Vuol dire che seno di x è uguale a x più, più quello che rimane è un infinitesimo di ordine superiore. Vediamo un po' se mi sapete dire una cosa analoga per il coseno. Allora, cominciamo a scrivere coseno di x meno 1 a chi è uguale? Sfruttatelo un po' meglio. Non è, casomai, non è uguale a 0, ma è uguale a o piccolo di x direttamente, perché non fa 0. Però guardate meglio qua che c'è scritto che questa funzione è di ordine. E allora che vuol dire? Questa funzione è meno un mezzo x quadro più o piccolo di x quadro. È di ordine 2. Allora, provate a dividere per i squadri. Chi ci avete? Questa deve tendere a meno un mezzo. Infatti, questo qua tende a meno un mezzo e questo qua tende a 0. Allora, voi quando avete che il limite di f di x, se io ho che il limite per x che tende a 0 di f di x fratto x alla m è uguale a c, allora che vuol dire? Che f di x è uguale a c per x alla m, c diverso da 0, più o piccolo di x alla m. Cioè, quando una funzione divisa x alla m tende a una costante diversa da 0, vuol dire che quella funzione è c per x alla m e quello che avanza sarà di ordine superiore. Per quale motivo? Se io prendo la funzione f di x meno c per x alla m, quando vado a dividere per x alla m, ovviamente questo tende a c, questo vale meno c, il limite fa 0. Quindi vuol dire che questo è un o piccolo di x alla m. Portate questo dall'altra parte. È una cosa che vale in generale. Quando io ho che un infinitesimo, per esempio f di x fratto x cubo fa, tende a 7 per x che tende a 0, vuol dire che f di x è 7x cubo più infinitesimo di ordine superiore. Non è mai uguale a, potrebbe essere uguale a, ma è raro, cioè quasi impossibile. Quindi cosa succede? Questo è c per x alla m più quello che avanza. Quello che avanza è un infinitesimo di ordine più a, questo sappiamo che è di ordine superiore. Quindi andando a riscrivere tutto quello che sappiamo, noi sappiamo che il seno di x è uguale a x più o piccolo di x. Ma e il coseno? A chi è uguale? Coseno si ricavava da qua.
questo era uguale a meno un mezzo x quadro. E allora il cosina chi sarà? Dovete portare una costante dall'altra parte, questo dovete fare. Quant'è? Meno un mezzo x quadro. No, 1 meno un mezzo x quadro più o piccolo x quadro. Perché io i termini, cioè qua stiamo dicendo che il seno è per x molto piccolo, è x più delle correzioni. Queste correzioni sono piccole rispetto a x. Qua stiamo dicendo che il coseno, qua c'è già una struttura più definita, è 1, perché se ci leviamo tutti i resti tende a 1. Poi c'è una prima correzione che è meno un mezzo x quadro. Poi per ottenere il coseno ci sono delle correzioni successive che sono ancora più piccole di meno un mezzo x quadro. Di ordine superiore a. È chiaro? Quindi queste due formule sono una scrittura migliorata di quei due limiti. Queste, è vero che sono più nuove, queste qua non le avete viste, quelle probabilmente sì, ma si capiscono molto meglio di quelle una volta che ci hai fatto la mano. Chiaro? Anche perché quelle come limiti basta, cioè non è che puoi fare il limite lì. Invece queste qua si possono scrivere meglio. Per esempio vedremo appunto quando faremo le formule di McLaurin che se di x è uguale a x meno x cubo sesto più x alla quinta su 120 più o piccolo di x alla 6, posso scrivere altri termini. Questa formula, qual è più informativa? Questa formula o questa formula? Quale contiene più informazioni? Questa? No, quella più precisa. Cioè qua sai che se x è piccolo hai delle correzioni successive, poi quello che avanza sarà molto più piccolo di questo. Chiaro? Più preciso. Ora uno dice, ma questa qua da dove è uscita? Io questa abbiamo dimostrato. Effettivamente questa abbiamo dimostrato. Per adesso questa abbiamo dimostrato. Faremo poi uno sforzo in più e arriveremo a questa. Questa qua la potrò scrivere con tutti, con 3 termini, 5 termini, 7 termini, 20 termini, 200 termini. Chiaro? Perché a un certo punto capiremo qual è la formula generale. Anche questa, se volendo, coseno di x sarà 1 meno x quadro mezzi più x alla quarta su 24 meno x alla 6 su 720 più o piccolo di x alla 6. Per esempio. Cioè anche questa si può andare avanti. Allora questa formula o questa formula, quanti limiti contengono? Questa formula contiene 1, 2, 3 limiti. Già questa ne conteneva 2. Questa in verità tutte e due ne... Allora questa in realtà già ne contiene 2, questa già ne contiene 3. La prima contiene il fatto che il seno di x tende a 0, poi che il seno di x su x tende a 1. La seconda contiene il fatto che il coseno di x tende a 1, coseno di x meno 1 fratto x tende a 0, coseno di x fratto 1 meno x quadro tende a meno 1 mezzo. Quindi questa contiene 3. Questa contiene 3 limiti, questa ne contiene 2. Perché voi vedete qua il polinomio è di grado 1, quindi ci vogliono due costanti. Qua il polinomio è di grado 2, ci vogliono tre costanti, che sono 1, 0 e meno 1. E quindi questa formula quanti limiti contiene? 7. Perché le costanti sono 1, 0, meno 1 mezzo, 0 più 24esimo, 0 meno 1,727, anzi 8, ci sta pure 0, perché quello è... sono, alternativamente sono 0. E quindi
per produrre queste formule dovremo ovviamente faticare di più. Per adesso sappiamo produrre queste formule, però una formula del genere è meglio di scrivere sette limiti, perché in una formula sola ti dirà le informazioni contenute in 7-8 limiti diversi. Anzi, quando faremo quella di carattere scritta in modo generale, ci saranno tutti i limiti che vogliamo. Vabbè, pausa.